Buon pomeriggio a tutte, benvenute sul mio canale. Allora, oggi vi mostrerò un altro progettino di orecchino che ho chiamato Primavera, visto che tarda ad arrivare, anche se oggi è una bellissima giornata. E diciamo che ho cominciato con questi colori che a me piacciono tantissimo e quindi poi ho incastonato per la prima volta questo cabochon che mi è arrivato 2 giorni fa, 3 giorni fa, non so bene di preciso, e quindi mi è piaciuto tantissimo ed ho voluto subito, subito provare l'incastonatura. E poi è uscito lui. Quindi adesso vi mostro il materiale occorrente per questo orecchino. Allora, prima cosa usiamo, prima cosa, insomma, per primi vi dico questi, che sono cristalli cinesi 6x4 bianco AB, che è bellissimo, non so se si vede, ma è bello bello. Poi altri cipollottini 2x1, sempre AB. Poi dei cristalli cinesi, di mezzi cristalli cinesi. Io tra cristalli cinesi e mezzi cristalli mi confondo. Allora, questi sono mezzo cristalli da 4 mm e questo colore qua, bellissimo. E questo qui. Poi delle Super Duo. Questo tipo di colore, che sono bellissime anche loro. Oh, c'è andato dentro una, non fa niente. Bello bello anche questo, eh. Ne ho presi un po' di questi colori che sembra vetro macchiato, ma è bello. Poi queste meravigliose perle in vetro cieche da 4 mm. Guardate che bellissime, questo è il colore. Belle, sembra un velluto. Poi delle 11, diciamo prima delle 11, le 11.0 della Miyuki, Galvanized Gold, questo è il codice. Poi un anellino per orecchino, il cabochon appunto, questo meraviglioso cabochon che ne ho presi un po' di vari colori, un kit che René ha fatto su Semplici Bijoux. E io li ho acquistati subito perché sono bellissimi. Io non so se riuscite a vedere con la telecamera, ma sono fantastici. Hanno dei colori meravigliosi. Una navette che è lo stesso colore. Il colore mi sembra che sia il ginger, eccolo qua. E la navette è lo stesso identico colore del cabochon. Un perno. Io ho usato questo al momento, voi potete usare quello che volete. Poi un ago da 10, eccolo qui, e un filo Farline da 15 mm. Adesso sistemo tutto il materiale e ci vediamo subito dopo. Ecco qui ragazze, allora questa è la sequenza dell'incastonatura e sono 14 cipollotti 2x1 alternati dalle 11.0. Così, ripassate tre le perline, chiudete a cerchio e fate un paio di nodini. Bene, quindi chiuso tutto a cerchio, fare qualche nodino così e usciamo dalla 11.0. Mettiamo sull'ago 5 11.0. E saltiamo una 11 ed entriamo nell'altra, in questa. Così. Aspettate che con la telecamera, ecco. Quindi usciamo dalla 11 questa, saltiamo una ed entriamo nell'altra. E tiriamo il filo. Così. Dobbiamo fare così per tutto il giro. Eccoci qui, quindi finito il giro, ci saliamo per le prime 3 11.0. Dobbiamo uscire da quella centrale, mettere sul lago 3 11 ed entrare nell'arco successivo sempre in quella centrale.
Questa qui. E tiriamo il filo. E dobbiamo fare così per tutto il giro. Finito il giro, ci troviamo ad essere così. Prendiamo il cabochon e lo mettiamo a testa in giù. Dove è andato? Qui. Così. E tiriamo il filo. Adesso, uscendo sempre da quella centrale delle tre dell'archetto che abbiamo fatto prima, mettiamo sul lago una 11-0 ed entriamo nell'archetto successivo, nella quella centrale sempre, e tiriamo il filo. Così. Dobbiamo fare così per tutto il giro e stringete poi. Bene, fare qualche giro di rinforzo. Ecco qui ragazze, finito il giro, ci troviamo in questo modo e questa è l'incastonatura, guardate che bella. Quindi adesso da dove usciamo da una rocaille, questa qui, risaliamo, anzi questa, risaliamo in queste quattro e anche in questa, quella dell'archetto di incastonatura. Vedete questa? E tiriamo il filo. Dobbiamo uscire da questa in pratica, eccola qua. E mettiamo sul lago una 11, una perla da 4 e una 11. Ed entriamo, questa è la sequenza. Ed entriamo in questa dell'archetto. Sempre quello dopo dell'incastonatura, questa qui, e tiriamo il filo in questo modo. Dobbiamo entrare poi da sotto a sopra, in questo modo, nell'altra 11 senza mettere nulla sul lago. Di nuovo prendiamo una 11, una perla da 4 e una 11, così, ed entriamo nell'altra, in questo modo, nell'altra 11 dell'archetto successivo. Ecco qui. Ops, scusate. Si è ingarbugliato il filo e mi scappa. Perché? Fai così? Ok, eccolo qua. Allora, questa è la sequenza che dobbiamo fare per tutto il giro. Eccoci qui a giro finito. Adesso ci dobbiamo portare ad uscire da questa 11-0 dopo la perla. Questa qui. Mettiamo sul lago 3 11-0 ed entriamo nell'altra 11 a fianco all'altra perla. Così. E anche nella perla. E tiriamo il filo. Così. Poi di nuovo entriamo dentro la 11, questa, mettiamo sul lago 3110 ed entriamo nella 11 da sotto a sopra, così. E anche nella perla e tiriamo il filo in questo modo. Rientriamo poi nella 11 e così via. E dobbiamo fare questo per tutto il giro. Ecco qui. Questo è il giro finito. Adesso ci portiamo ad uscire dalla terza 11-0 dell'archetto che abbiamo fatto qua. Mettiamo sul lago un mezzo cristallo ed entriamo nella perla subito dopo. Così. E tiriamo il filo.
Prendiamo un altro mezzo cristallo ed entriamo nella punta, cioè nella 11 della punta dell'archetto dopo. Così. Adesso un'altra 11, scusate, un altro mezzo cristallo. E non riesco a prenderla, ecco. Ed entriamo nella perla. Così. Tiriamo. Non tirate troppo perché sennò diventa tutto un po' più troppo ondulato. Tanto dopo questi si sistemano. E quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro. Eccoci qui. Allora, adesso ci portiamo ad uscire dal mezzo cristallo. Questo. E mettiamo sul lago una 11-0 ed entriamo nell'altro mezzo cristallo subito dopo questo. E tiriamo il filo, non troppissimo. Adesso un'altra 11 ed entriamo nel mezzo cristallo subito dopo. Dobbiamo fare così tutto il giro in pratica. Dobbiamo mettere soltanto esclusivamente una 11-0 in tutti gli spazi vuoti. A giro finito, ci dobbiamo portare ad uscire da questo mezzo cristallo, sopra l'archetto, non sopra la perla. Qui. Questo qua, questi due qua, e dobbiamo uscire dal mezzo cristallo, questo, così. Adesso mettiamo sul lago 2 11, 3 super duo e 2 11. Uscendo da qui, dobbiamo entrare dalla parte opposta del mezzo cristallo, quello dopo, questo. Vedete? Esco da qui e rientro in questo e nell'altro, in tutte e due i mezzi cristalli, così. E tiriamo il filo, in questo modo. Vedete? Così. Adesso dobbiamo uscire dalla 11 sopra la perla. In questo modo e mettere sul lago 5 11 0. E rientriamo nella 11, quella dopo il mezzo cristallo, questa qui. E tiriamo il filo in questo modo. Adesso di nuovo, aspettate che c'è il bracciale che fa rumore. Lo metto dentro, ecco. Che se no questo tintinnio. Allora, 5, 11, 0. Eccole qua. E rientriamo nella 11 subito dopo. Dobbiamo rientrare anche nel mezzo cristallo, nella 11 e nell'altro mezzo cristallo. Se riuscite tutto insieme, se no altrimenti fate un po' alla volta, così. E tiriamo il filo in questo modo. Ora 2 11 0 3 super duo e 2 11 0. Ed entriamo dalla parte opposta del mezzo cristallo, quindi usciamo da qui, rientriamo qui come abbiamo fatto per quello prima, quindi rientriamo in tutte e tre le perline, quindi nel mezzo cristallo, nella 11 e nell'altro mezzo cristallo, così, e tiriamo il filo. Così, rientriamo di nuovo nella 11, subito dopo quella sulla perla. E mettiamo sul lago 5 11 0. Così rientriamo nella 11 dopo il mezzo cristallo. Dobbiamo fare così per 3 volte. Lo facciamo insieme.
Prendo altre 5 11, da qui esco da qui, rientro nella 11 subito dopo il mezzo cristallo, quindi rientro poi nel mezzo cristallo, nella 11 subito dopo e nell'altro mezzo cristallo. E volendo rientro anche nella 11 subito dopo, tanto ci devo entrare appena finito. Ah no, no, questo no, scusate. Esco dal mezzo cristallo. E quindi metto sul lago 2, 11, 0 e 3 super 2 e 2, 11, 0. Eccole qui. E rientro nel mezzo cristallo dalla parte opposta, nella 11, nel mezzo cristallo e nell'altra 11. Così. E tiro il filo. Ora, invece di fare solo due archetti, ne dobbiamo fare quattro. Ok? Quindi usciamo dalla 11, mettiamo sul lago 5, 11, 0 e 5 ed entriamo nella 11 successiva dopo il mezzo cristallo. Altre 5. E 5 ed entriamo nell'altra 11 subito dopo il mezzo cristallo, questa e così via. Quindi ora faccio questi altri due archetti e ci vediamo subito dopo. Eccoci qui. Allora, finito questo giro, usciamo da questa 11 e dobbiamo risalire in queste due 11 a fianco io alle super 2 e poi dobbiamo entrare nella super 2 senza mettere nulla sul lago. Così prendiamo una super 2 e ci inseriamo nel foro superiore dell'altra super 2, un'altra super 2 e di nuovo nell'altro foro dell'altra super 2, così. Ok. Così. Adesso usciamo da questa super duo e mettiamo sul lago 2 11 0 e un cipollotto 6x4. Qui, questo così, 2 11 0 e un cipollotto 6x4. Ed entriamo nella punta dell'arco che abbiamo fatto prima, delle 5, vedete? Questa qui. E tiriamo il filo. Non so se vedete, c'è troppa luce. Adesso prendiamo 2 11 0, un cipollotto 6x4 e 2 11 0. Così. Ed entriamo nella 11 0 dell'arco successivo, quella centrale, e tiriamo il filo così. Adesso un cipollotto e una 11 0, no, un cipollotto e una 11 0, sì, diverso da quello di prima. Quindi un cipollotto e una 11 0. Ed entriamo nella super duo, credo. Sì, nella super duo, quella che viene per prima. Aspettate che ecco. Così. E tiriamo il filo. Ora di nuovo una super duo. Entriamo nell'altra super duo. Un'altra super duo ed entriamo nell'altra super duo. Ok. Adesso andiamo un attimino. Una 11 0 e un cipollotto. Ed entriamo nella 11 dell'archetto subito dopo quella centrale. Nella 11 centrale e tiriamo il filo. Ora 2 11. Un cipollotto 6x4
2,11. Ed entriamo in questo modo. Ed entriamo nella punta dell'arco successivo. Questa. E tiriamo il filo. Ora, aspettate che guardo sempre. Ora 2, no, sempre un cipollotto e una 11. È speculare perché è una 11 così. E rientriamo nella super duo e tiriamo il filo. Adesso una super duo, entriamo nell'altra super duo, un'altra super duo ed entriamo nell'altra super duo. Adesso dobbiamo fare questo, mettere. Forse ho sbagliato. Vediamo. Sì, ho sbagliato perché dovevo mettere 2 11 0 qui. Dovevo fare come sta l'altro lato. Mettiamo 2 11 0. Tanto è veloce perché è appena fatto. Aspettate. Ecco qui. Allora, adesso dobbiamo mettere sul lago 3 11 0. Aspettate, 3, 11, 0 e un cipollotto. Così. Ed entriamo sempre nella punta dell'archetto subito dopo. Ok. Così. Poi, a questo punto dobbiamo mettere, intanto guardo perché non ricordo questo bene, bene questo passaggio, quindi devo mettere 2, 11. Poi dobbiamo prendere la navette, dove è andata? La navette e entriamo nel primo foro, qui. Così, e tiriamo giù. E lo mandiamo giù. Adesso dobbiamo mettere sul lago 3 11 0 e rientro nel foro centrale della navette. Così. E tiro il filo. Adesso prendo un cipollottino 2x1. Questo ed entro, aspettate che io ho sbagliato. Sì, ho sbagliato, scusate. Allora, avevo sbagliato parte perché ero già arrivata qui, invece no, era qua. Allora, adesso vedete io da dove esco, no? Ho messo 3 11 0. Un cipollotto, una 11 0 e rientro nella punta dell'archetto. Poi metto sul lago una 11 e un cipollotto e rientro nella punta dell'archetto subito dopo. Questa. E tiro il filo. Così. Adesso 2 11 e la navette. Così. Ok. E tiro e lo porto giù, tutto giù al filo. Poi prendo 3 11. Non mi ricordo se il cipollottino l'ho messo prima o dopo. Dopo, me sa. Quindi 3 11 e entro nel foro centrale della navette.
navette e tiro il filo. Aspettate che fa un po' scomoda. Adesso prendo un cipollottino 2x1 e dentro, scusate che guardo intanto, nella 11.0 sotto questa, tra i due cipollotti. Spero di non sbagliarmi. E tiro il filo. Così. Adesso prendo di nuovo, anzi no, rientro nel cipollotto e nel foro centrale della navette. Torno su. Così. Adesso metto sul lago 3 11 0 e rientro nel foro, quello subito dopo, così, e tiro il filo, vedete? Adesso metto sul lago 2 11. E rientro nella 11.0 dell'archetto sotto. Questo. E tiro il filo. Ecco qua. In questo modo. Poi prendo un cipollotto 6x4 e una 11. E entro nella punta dell'archetto subito dopo. Così. Adesso una 11, un cipollotto e 3 11. E 3. E dentro nel foro basso della super duo delle prime tre. E tiro il filo. Ok. Così. Ok. Adesso risalgo senza mettere nulla sul lago e metto una super duo. Così. Adesso 2 11, una perla da 4 e aspettate, una 11. Adesso vi faccio vedere la sequenza. No, niente, niente 11 in finale, solo 2 11 e una perla. Così. E dentro nel cipollotto in questo modo. Ora una perla da 4 e una 11. Così. E dentro nel cipollotto. Adesso una 11, una perla. E rientro nel cipollotto dopo. Così, tirate bene il filo. Poi una perla e una 11. Così. Ed entro nel foro superiore della super duo. Così. Adesso una super duo e dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qui, la facciamo da quest'altro lato.
Eccomi qui ragazze, credo che eravamo rimaste qui perché ho sbagliato una perlina, quindi ho dovuto tornare indietro. Quindi adesso sto uscendo dalla inserita l'ultima Super Duo, questa della punta, e esco dalla Super Duo e metto sul lago 3110 ed entro nel cipollotto. Qui. Poi 1110. No, 2, 11, 1 o 2. Una. Adesso vediamo perché. Un po' garbugliata, sì. Una ed entro nella 11 e nel cipollotto. Così. Adesso risalgo nelle 3 sotto la navette, faccio così perché altrimenti si vede il filo. Non so se mi vedete perché io guardo l'orecchino, non guardo la telecamera. Ok, faccio così, poi risalgo nelle due, e nel foro superiore della navette, vedete nel foro della navette qua. Poi rientro nelle 3, metto sul lago un cipollottino da 2x1 e rientro nelle 3, così vedete, in questo modo. Poi rientro nel foro della navette nelle 2, così, e anche nella 11 e nel cipollotto. Mi pare che qui però ho fatto, quindi un attimo solo. Allora, eccomi qui. Allora, ho capito. Quando abbiamo fatto questo, scendiamo nelle 2 e non saliamo nel cipollotto, ma dobbiamo ripassare in tutte queste perline e risalire sopra la navette per fare il cappietto. Quindi uscite dalle 2 sotto la navette, rientrate poi in tutte le 11 0 sotto, così. Anche quest'altre, e risaliamo nella navette. Adesso vi faccio vedere, intanto rientro in queste due, così rientro in quest'altre. Rientro nel buco della navette, questo così. Rientro nelle 3 e nel cipollottino, così. E metto sul lago 6, 11, 0. E 6. E rientro nel cipollottino stesso. E tiro il filo, poi ripassiamo in tutte le 11 che abbiamo messo, io ripasso un paio di volte, mi è caduto l'ago, ripasso di nuovo. Perché l'orecchino è finito, ma resta questa parte qua ancora. Quindi ripassiamo ancora una volta, così, in queste,
qua, tiriamo bene e formiamo il cappietto. Ripassiamo poi nel cipollotto. Quando il filo è finito, si aggrappa sempre. Sì, sei. Poi ripassiamo nelle tre, queste tre sopra la navette. Io non so come si vede questa telecamera, non ho idea. Così. Poi rientro nel foro della navette, nelle due, questa. Anche nel 11 e nel cipollotto e si è sfilato il filo. Allora, esco dal cipollotto, dicevo, rientro nella 11, nell'altra 11 centrale e nell'altra 11 e anche nel cipollotto. Tutte e tre. Le 11 e il cipollotto. Ok, facciamo così. Vedete? In questo modo. Adesso qui dobbiamo mettere 3, 11, 0. Scusate, ma il filo è corto, quindi mi sposto con il lavoro. E rientro nella super duo, non quella centrale, quella sotto. Così. Ecco qua. L'orecchino è finito. Dobbiamo ripassare un po' sul lavoro e basta, e ci vediamo subito dopo. Eccoli qui gli orecchini primavera, finiti. Oh, sto al contrario. Eccoli qua. Bellissimi, hanno dei colori fantastici che io adoro in questo periodo. Quindi, questi sono gli orecchini primavera, lo ridico. Poi, se vi piacciono e volete riprodurli, io ne sarei ben felice di vedere le vostre versioni. Quindi per adesso vi do la buonasera, grazie di seguirmi e vi do un abbraccio a tutte. Ciao ciao!